Buongiorno, io mi chiamo Amelia Puzzi, sono nata a Pisa nel 1950, quindi ho quasi 70 anni. Sono nata nel quartiere di Santa Maria, quindi sono tifosissima della parte di Tramontana. Il gioco l'ho sempre vissuto, fin da che io mi ricordo. Il gioco purtroppo poi ho visto anche l'interruzione del 63, il gioco del ponte, l'abbiamo vissuto anche noi, i bambini del tempo, in maniera così, con un po' di tristezza. Nello stesso tempo ho vissuto anche proprio a casa mia le accese discussioni quando poi nell'82 fu ripreso il gioco del ponte. E l'ho proprio vissuto di persona e quindi ne ho un ricordo bellissimo perché c'era un entusiasmo, una voglia di continuare. Poi il gioco ha fatto parte sempre della mia vita, tutte le edizioni non me le sono perse. E soprattutto ho fatto anche parte poi per un piccolo periodo dell'associazione Il Gallo di Borea quando era luogotenente generale di Tramontana Marco Vallini. Quindi io dico solo una cosa, il gioco per un pisano e anche per un non pisano devo dire perché mio padre era veneto e ha amato tantissimo queste manifestazioni storiche e anche le altre. Devo dire che non bisogna perdere niente di queste tradizioni, vanno ovviamente adattate ai cambiamenti della società, come in questo momento purtroppo, che non potremo quest'anno avere le nostre bellissime manifestazioni storiche, però ci dobbiamo sempre tenere legati e non bisognerà mai avere poi, come è successo e come io ho vissuto direttamente, un'interruzione nel gioco per qualsivoglia motivo. Quindi dobbiamo sostenerlo, viverlo soprattutto, viverlo nei quartieri, viverlo con i ragazzi nelle scuole ed educare i nostri figli e i nostri nipoti ovviamente per le persone della mia età all'amore per tutte queste, anche alla passione, anche al contrasto, al litigio, insomma a tutte queste cose che fanno parte della nostra realtà pisana. Quindi io mi auguro che questo gioco del ponte rimanga sempre come le altre manifestazioni storiche della Luminara, che è uno spettacolo di una bellezza incredibile, e la regata storica di Saranieri, possano ancora prolungarsi, diciamo, nei secoli, perché ovviamente se dire negli anni sarebbe anche troppo limitativo.